centrale, quindi il giro palla per Ferrazzi nel ruolo di terzino sinistro, mentre a destra agisce la capitana Michela Cobianchi. Proprio Michela Cobianchi in possesso palla, prova a sfondare, va giù. E per l'arbitro ci sarà un 7 metri a favore di Cassano Magnago, probabilmente. Tanto gioco fermo. Andiamo un po' con l'analisi della classifica delle due squadre. Ancora a secco Nuoro in questo girone di ritorno. 4 i punti conquistati dalla squadra di Roberto Deiana, che divide l'ultima posizione con Santarelli Cingoli. Sono 4 in più, 8 i punti di Cassano Magnago, che ha giocato rispetto alla squadra barbaricina 2 partite in meno. Nessun 7 metri, ripartenza però dai 9 per Cassano Magnago. Se in carica Eva Brogi, che è schierata nel ruolo di pivot, quindi il giro palla della squadra lombarda. Vediamo che si stacca dalla linea proprio Brogi, che va a cercare Cobianchi, quindi Ponti, il passaggio per la numero 5, che trova la prima parata di Stojak. Contrattacco di Nuoro, affidato a Oliveira, ha tentato il tiro, ha subito fallo, esordio assoluto per il portiere croato Željana Stojak. Mentre l'altro nuovo acquisto di Nuoro, Oliveira, aveva già esordito nell'ultimo turno, nell'ultima partita giocata dall'Handball Athletic Club Nuoro in casa di Erice, una sconfitta di misura per 24 a 23 per la squadra di Deiana. Intanto è arrivato un primo cartellino giallo all'indirizzo di una giocatrice ospite, si tratta di Sara Zanellini con il numero 30. Rimane a terra Oliveira. Arbitri che richiamano l'attenzione dello staff medico. Tanto andiamo a vedere quello che è lo starting seven di Cassano Magnago. In porta possiamo vedere la numero 92 Nila Bertolino, quindi in campo anche con il numero 53, se non andiamo errati, all'ala destra con il numero 59 Rebecca Romualdi, sul fronte opposto con il numero 46 vediamo Ponti, poi in campo anche, abbiamo detto, la capitana Michela Cobianchi, Eva Brogi, quindi Sofia Ferrazzi e appunto Sara Zanellini, che ha subito il primo provvedimento disciplinare della partita, il cartellino giallo per questo fallo commesso su Stefania Oliveira de Almeida, ripetiamo, spagnola di Tenerife, uno degli ultimi acquisti della squadra di casa. Ancora gioco fermo alla polivalente, intanto il cronometro segna 1 minuto e 24, il risultato ancora fermo sullo 0-0. Rimane a terra Oliveira, assistita dallo staff medico della squadra di casa. Approfittano per fare un po' di riscaldamento le giocatrici in campo. Oliveira dovrà verosimilmente lasciare il campo, vediamo. Thank you.
gioco che riprende con l'ingresso di Benedetta Firino, che va a sistemarsi sull'ala destra, sulla parte opposta Maida Chester. Il pivot è Giulia Madau con Silvia Basolu nel ruolo di centrale. Ai suoi lati a destra Anna Mostoni, a sinistra Michela Notariani. Mostoni scarica per Basolu, cerca lo spazio, lo trova Basolu, va giù. Altro fallo stavolta di Sofia Ferrazzi. Non di Sofia Ferrazzi, bensì di Eva Brogi. 2 minuti per la giocatrice di Cassano e primo tiro dai 7 metri per Nuoro. Se ne incarica Michela Notariani, 1 minuto e 38 nel corso del primo tempo. Notariani contro Bertolino, va Notariani in rete. Nuoro trova il primo vantaggio della partita. Riparte ora Cassano, lo fa con Ponti. Ponti gioca su Ferrazzi, da questi alla numero 30 Zanellini. Roster particolarmente lungo quello di Cassano Magnago, facciamo un po' di fatica in questa prima fase a trovare i nomi sulle distinte, ben 17 le giocatrici a disposizione di mister Sasha Milanovic per questa trasferta nuorese, che poi farà il paio domani mattina con la sfida sempre in terra sarda per la squadra di Serie A2 attesa al Pala Santoru per affrontare la squadra sassarese delle Lions, gara che si giocherà domani alle 12.30. Intanto arriva un cartellino giallo anche all'indirizzo di Giulia Madau. Riparte Cassano, fa con Cobianchi lo scambio con Ponti. Azione personale di Ponti che con un siluro sorprende Stojak. Cassano si riporta in parità, 2 minuti e 50, 1-1 alla palestra polivalente. Riparte Nuoro con Basolu, gioca su Mostoni, ancora Basolu, quindi Notariani, scambio in velocità per Nuoro, Basolu, Notariani ha spazio per il tiro, ci prova sotto mano, trova il muro di Cassano Magnago, poi il fallo di Giulia Madau. Arriva un cartellino giallo all'indirizzo della numero 10 della squadra di casa. Ponti gioca su Cobianchi, quindi Brogi, Zanellini, Ponti, Cobianchi, Ponti per Brogi. Ancora in inferiorità numerica Cassano Magnago, tenta adesso di trovare qualche spazio. Intanto ristabilita la parità numerica, c'è il tentativo di passaggio tra le linee di Ferrazzi per Brogi, subisce fallo la numero 35 di Cassano Magnago, che riparte dai 9 metri. Ponti, Brogi, ha spazio per la conclusione Brogi, c'è la trattenuta di Madau, ma c'è anche l'infrazione di passi sul fronte opposto. Stojak fa ripartire Chester, quindi Notariani, Madau ancora per Notariani, ha spazio per il tiro, conclusione schiacciata che finisce sul palo, ma c'è anche il fallo ai danni di Michela Notariani. 4 minuti e 20 e Nuoro che riparte dai 9 metri. Basolu gioca su Mostoni, la Mostoni ancora per Basolu, da Basolu a Firinu, Firinu gioca ancora su Mostoni, quindi Notariani cerca lo spazio per il tiro, ci va di pallonetto Michela Notariani e trova il nuovo vantaggio per Nuoro, 2-1. La reazione di Cassano Magnago è tutta in velocità con Cobianchi, che con una conclusione schiacciata mette il 2-2. Riparte ancora Nuoro con Mostoni, Firinu gioca su Basolu, Notariani, Notariani si stacca a Chester, quindi Basolu, azione personale di Basolu che trova l'angolo, 3-2 Nuoro. Nuovo vantaggio per la squadra di casa, reagisce prontamente Cassano Magnago con Cobianchi, murata da Stojak, ma è stato ravvisato un'azione fallosa e quindi riparte dai 9 metri Cassano Magnago, che resta in possesso palla. Cobianchi, Ponti, da Ponti a Ferrazzi, Ponti, Ferrazzi, Ponti. Va ad avanzare Cassano Magnago, arriva Cobianchi, l'opposizione di Madau non è efficace,
e la capitana di Cassano Magnago, Michela Cobianchi, firma il nuovo pari. Abbiamo superato i primi 6 minuti di gioco, intanto la finta di Mostoni e poi lo sfondamento della giocatrice argentina. Riparte Cassano Magnago, qui reiterata trattenuta di Giulia Madao e danni di Cobianchi. Nuovo possesso palla per Cassano Magnago. Ferrazzi scambia con Zanellini all'ala sinistra. Sulla destra ricordiamo che c'è Rebecca Romualdi. Ponti, Ferrazzi, Cobianchi. Perde palla Cobianchi, palla che finisce in out. E quindi Chester lancia Silvia Basolu che fa secca la Cobianchi e mette in rete per il 4-3. Tutta la tecnica del capitano di Nuoro in questa azione personale che regala alla squadra di Roberto Deiana il nuovo vantaggio. 4 Nuoro, 3 Cassano Magnago. Cassano Magnago in possesso palla. Ponti scambia con la solita Cobianchi. Quindi è Ferrazzi che cerca lo spazio per il tiro. Scarica su Ponti, lo sfondamento di Ponti su Anna Mostoni. Correttamente ravvisato dall'arbitro di sinistra Luciano Cardone. Quindi Notarianni con calma Nuoro in questa azione d'attacco. Notarianni, Basolu ancora per Notarianni, a spazio per il tiro fuori misura. Riparte adesso la formazione cassanese. Ponti per Ferrazzi su Cobianchi. Cobianchi gioca all'ala destra per Romualdi, ancora Cobianchi, non aggancia Ponti e pallone che finisce in out. Può ripartire Nuoro. Stojak, Basolu, Notarianni, avanza a piccoli passi l'handball Athletic Club Nuoro. Quando abbiamo superato i primi 8 minuti di gioco, Basolu tenta l'imboccata per Giulia Madao che subisce fallo. Parte dai 9 metri, Madao per Mostoni, da Mostoni a Basolu, finta il tiro e poi lo effettua in estensione per il 5-3 per Nuoro. Rapidamente Cassano Magnago, ma c'è l'infrazione di passi di Ferrazzi. Riparte la squadra di casa che piazza il primo mini break di questa partita che fino a questo momento si era giocata punto a punto. 5-3 per Nuoro. Basolu gioca su Mostoni, da Mostoni a Madao, ancora per Basolu, c'è spazio per Notarianni che scarica l'ala per Chester, ci arriva Bertolino, poi il tap-in non è vincente di Anna Mostoni per via di un'invasione. Riparte Cassano, Cobianchi si libera di Notarianni, la trattenuta di Michela Notarianni e si riparte dai 9 metri. Ponti, intanto vediamo l'ingresso in campo della numero 10 di Cassano Magnago, si tratta di Gloria Montoli, va a piazzarsi in posizione di pivot con Brogi che è andata a scalare come terzino. Qua il tiro e trova l'opposizione di Stojak, il tiro di Ponti se non abbiamo visto male. Intanto entrata fallosa di Anna Mostoni, un'entrata piuttosto energica sulla nuova entrata. Riparte Cassano Magnago con Brogi scarica su Cobianchi, da questi a Ponti, ancora Brogi che cerca lo spazio, il pallone per Cobianchi, controllo difficoltoso ma comunque riesce a servire Romualdi che trova l'angolino alto e riporta Cassano sul meno 1, 5-4, 10 e 25 sul cronometro ufficiale. Riparte Nuoro, Basolu, Mostoni, Notarianni, Basolu, azione personale di Basolu placcata dalla numero 30 Sara Zanellini. Parte Nuoro, ancora Basolu per Notarianni,
No, Tariani ci prova, ci mette il piede, Bertolino copre l'angolino basso e sventa la minaccia. Cassano che può ripartire con Ponti, gioca su Cobianchi, quindi Brogi, quindi Ponti gioca ancora su Brogi. Brogi contro Mostoni, sfondamento di Brogi, rimane a terra una Mostoni, probabilmente si dovrà fermare il gioco e si è preso una botta sul volto Anna Mostoni. Si lamenta mister Deiana per questa entrata piuttosto dura. ...11:20 segna il cronometro, nuovamente sanitari in campo, ma sembra non essere niente di particolarmente grave per Anna Mostoni, che può riprendere la sua posizione in campo. In realtà non è così, perché Anna Mostoni lascia il campo ed è pronta a entrare Martina Filindeu al suo posto. Tanto non abbiamo ancora rivisto in campo neanche Stefania Rayan Olivera de Almeida dopo il duro contrasto nei primi secondi di gioco. Riparte Nuoro, lo fa con Filindeu. Filindeu gioca su Basolu, si è spostata dall'altra parte Michela Notarianni. Basolu, azione personale di Basolu che poi scarica alto. Riparte Cassano Magnago, quindi Ponti. Ponti gioca su Brogi, a spazio Brogi, scarica su Ponti, quindi Cobianchi all'ala per Romualdi, ancora Cobianchi, gioca su Ponti, quindi Brogi. Era partita a tutta velocità Cassano Magnago, adesso sono dovute fermare le ragazze di Milanovic. Tanto qui arriva un fallo commesso da Martina Filindeu, si riparte dai 9 metri con Montoli, gioca su Ponti, va in pressione Basolu, Romualdi, Valdi per Ponti all'ala sinistra, Firinu blocca la linea di tiro e poi la conclusione dalla distanza di Brogi, piega le mani a Stojak, mini break anche per Cassano Magnago che ritrova il pareggio 5-5. Parte Nuoro, Chester, Filindeu, Basolu, Notarianni, Basolu, tanto avvicendamento tra i pali per Nuoro con Silvia Basolu che mette a segno il 6-5. In campo Martina Sizia e qui la prima azione gioca a suo favore, seppur in maniera fortunosa, ci aveva provato la numero 10 Gloria Montoli, graziata Martina Sizia in questo caso con il tiro che è andato a sbattere sul palo. 6-5 Nuoro e squadra di casa in possesso palla con Michela Notarianni. Basolu gioca su Filindeu, ancora Basolu, ancora Notarianni, prova l'azione personale Michela Notarianni, subisce il fallo da parte di Sara Zanellini. Riparte Nuoro dai 9 metri, Notarianni, Basolu per Filindeu, ancora su Basolu, quindi Chester, qualche problema nel controllo, quindi Filindeu smista per Notarianni, il passaggio per Filindeu, filtrante per Basolu, altra azione personale della capitana, davvero imprendibile nelle sue azioni personali, 7-5 per Nuoro, la reazione pronta di Cassano Magnago con la conclusione di Eva Brogi. E qui Martina Sizia ci mette del suo, qualche protesta di Brogi per una possibile trattenuta. Nuoro ancora in zona d'attacco. Basolu, Notarianni, Filindeu. La Filindeu a Madau che si stacca, serve ancora Basolu. Quindi Notarianni prova a cercare l'angolino basso, non si fa sorprendere Bertolino. Riparte Cassano Magnago.
bravo, Cobianchi, il servizio per Montoli, la sua conclusione, una probabile invasione, ma ha risposto comunque presente Martina Sizia, è andata a prendersela da dentro l'aria Gloria Montoli, ma anche in questo caso risponde presente il portiere nuorese. Abbiamo superato la prima metà del primo tempo, 7 per chi attacca, 5 per chi difende. Qui Notarianni si gira bene, 30 il pallonetto, ma è bravissima Nila Bertolino. Grandissima parata del portiere ospite che lancia a Cobianchi, che non è fortunata. Il palo salva Martina Sizia, poi probabilmente l'invasione di Maida Chester, quindi possesso palla ancora per Cassano Magnago. Ponti, da Ponti per Cobianchi. Apertura per Brogi, quindi Ponti, Cobianchi, a spazio il tiro, trova l'angolino basso Cobianchi, un bellissimo gol questo della capitana di Cassano Magnago. Suona la carica Michela Cobianchi, meno 1 Cassano, 7-6 recita il tabellone, 16 minuti e 5 secondi. Filindeu per Basolu, quindi Chester. A spazio Chester, serve Madau, ancora la chiusura di Bertolino, ma stavolta c'è fallo e stavolta si va ai 7 metri. Pronta la battuta Michela Notarianni, mentre rientra in campo Anna Mostoni. Va Notarianni, altra respinta di Bertolino, tantissime le parate del portiere col numero 92 di Cassano. Adesso ci prova Cobianchi, non è da meno Sizia che respinge e mette in movimento Giulia Madau, quindi Notarianni, Madau, ancora per Notarianni, si gira bene, serve Filinu dall'angolo, ancora Bertolino, ha chiuso la saracinesca il portiere di Cassano Magnago. Sono 4 le parate consecutive del portiere ospite. Ponti, Brogi, inseguita Basolu, quindi Cobianchi. Ancora Brogi, quindi Cobianchi. Passaggio all'ala per Romualdi, il pallonetto, pallone sul palo e poi Notarianni tocca per Sizia. Non è un bel momento per gli attacchi delle due squadre, punteggio che rimane sul 7-6. Da una parte le parate di Bertolino, dall'altra le parate di Sizia, ma anche l'imprecisione delle giocatrici del Cassano Magnago. Basolu, si stacca Madau, quindi Mostoni, controllo difficoltoso ma ci arriva per Notarianni. Da Mostoni a Basolu, finta il tiro Basolu e poi mette in rete con grande facilità. Otto sei nuore sicuramente in questa prima fase del match, a fare la differenza è proprio la capitana della squadra nuorese, Silvia Basolu, classe 1997. Ponti, pressata da Basolu, scarica su Cobianchi, a spazio per il tiro Cobianchi che sorprende Sizia, accorcia nuovamente Cassano Magnago, 8-7. Pirinu per Notarianni, ancora Basolu, Mostoni ancora per Basolu, quindi Notarianni, Basolu cerca di velocizzare l'azione d'attacco nuoro, lo scambio tra Notarianni e Basolu, qui fischiato sfondamento alla numero 25, attenzione perché qui passaggio un po' rischioso per Cobianchi, si dice il fallo di Madau, può ripartire comunque Cassano. Ponti, Cobianchi, Brogi prova a girarsi, ci riesce, colpisce il palo esterno, ancora una volta manca la precisione alle giocatrici ospiti. Riparte Nuoro, 19-36 sul cronometro. Madau, Mostoni, Basolu per Notarianni.
chiamato time out, ci fermiamo anche noi. Minuto di time out esaurito qui alla Polivalente, il primo time out della partita chiamato dall'allenatore di casa Roberto Dejana. Si rientra in campo sul punteggio di 8-7 per Nuoro, quasi due terzi di primo tempo sono andati in archivio, partita all'insegna dell'equilibrio, all'insegna delle difese, anche dei portieri se vogliamo, con i grandi interventi soprattutto del portiere ospite Nila Bertolino, ma anche dei due portieri di casa, Stojak oggi all'esordio e Sizia, che si sono alternati in questa prima fase del primo tempo. Tanta imprecisione per Cassano Magnago, attenzione a Mostoni, azione personale, Bertolino ci mette la mano e manda il pallone sul palo, esulta anche giustamente Bertolino, e qui a botta sicura sbaglia anche Brogi, lo abbiamo detto, tanta imprecisione, qui poteva fare sicuramente meglio Eva Brogi, che è andata a colpire l'incrocio dei pali. Nuoro ancora in avanti, Mostoni per Basolu, quindi Notariani all'angolo per Firinu, Firinu per Basolu, quindi Notariani ancora Basolu, Basolu per Firinu, ci prova Firinu, colpisce l'incrocio, ma Nuoro ancora in possesso palla con Chester che serve Notariani, quindi Basolu, azione personale, palla che finisce fuori. Basolu lamenta un possibile fallo, riparte Cassano, lo fa con Ponti, Brogi gioca all'angolo, sfondamento, altro errore in attacco per Eva Brogi. Riparte Nuoro, Basolu, Notariani, Mostoni. Parte Notariani, Filindeu, intanto Filindeu che prende il posto proprio di Silvia Basolu, azione personale di Filindeu, il servizio per Firinu, rischioso ma comunque efficace, Filindeu a Notariani, quindi Mostoni, Mostoni tenta l'azione personale, il fallo ai danni della giocatrice italo-argentina. E Nuoro che può ripartire dai 9 metri con Madau. Madau a Notariani, ancora Mostoni, quindi Notariani dalla lunghissima distanza, pallone abbondantemente alto sopra la traversa, ancora Cassano, Brogi, Brogi per Ponti, quindi Cobianchi, azione personale di Cobianchi, spiazza Sizia e trova il pareggio per Cassano Magnago, 8-8, Notariani, Mostoni, Madau, ancora Notariani, quindi Filindeu, Filindeu per Firinu, Notariani, Mostoni, l'imbucata per Chester che entra nel registro dei marcatori con una conclusione all'angolino basso, 9-8, rapida reazione di Cassano Magnago, Brogi, Brogi contro Filindeu, quindi il tiro da parte di Cobianchi che finisce sotto la traversa, sorpresa in questo caso Martina Sizia. Nuovo avvicendamento in porta per Nuoro, 9-9, parte Nuoro, Firinu, Filindeu, la finta, si libera bene, Filindeu che batte Bertolino e anche per Martina Filindeu arriva il primo gol di questa gara, riparte Nuoro ma c'è il fallo ai danni di Ponti che si stava lanciando in azione solitaria.
Parte Cassano dai 9 metri. Brogi, Ponti, Cobianchi, manovra il pacchetto centrale della squadra lombarda. E viene chiamato un altro time out e un'interruzione anche per noi. Ripresa del gioco, stavolta il time out era stato chiamato dalla panchina di Cassano Magnago, suggerimenti soprattutto per le fasi difensive, secondo Roberto Deiana troppo permissiva quella della squadra di casa, della sua squadra, si concede troppo il tiro in porta o comunque l'avanzata fino ai 6 metri e questo è qualcosa che secondo il tecnico di casa va corretta. Indicazioni per una miglior fase difensiva sono arrivate anche da Sasha Milanovic. Tanto Ponti gioca su Cobianchi che trova la grande opposizione di Jeljana Stojak. Grandissima parata questa della croata che ricordiamo oggi è al suo esordio con la squadra nuorese. Qui Notarianni prova a destreggiarsi, scarica l'ala dove c'è Giulia Madau che trova ancora una volta l'opposizione di Bertolino che lancia rapidamente il contropiede per Cassano Magnago con Montoli che conclude. Palla che va a colpire il fianco di Stojak, finisce sul lato lungo, quindi ancora Cassano Magnago in possesso palla. Qualche protesta per Gloria Montoli per una possibile azione fallosa. Ora Cobianchi, il suo tiro e non si fa sorprendere ancora una volta Stojak, quindi Notarianni recupera e può ripartire nuoro. 10-9 il punteggio, Mostoni, azione personale e il gol di Anna Mostoni. Palla all'angolino alto, imprendibile stavolta per Nila Bertolino e allunga nuovamente nuoro, più 2, 11-9 il punteggio, quando stiamo per superare il 25esimo minuto. Solito giro palla di Cassano Magnago con Cobianchi e Brogi che da qualche minuto hanno invertito le posizioni. Ponti, Cobianchi, quindi Brogi, Romualdi all'ala. Brogi ancora per Cobianchi, non è fortunata neanche in questa occasione la capitana di Cassano Magnago. Altro palo colpito dalla squadra lombarda, nuoro che ha l'opportunità di imbastire una nuova azione offensiva. Mostoni, Madau ancora su Mostoni, Mostoni per Notarianni, scarica su Madau, Madau ancora per Notarianni, Filindeu, Notarianni cerca lo spazio, serve Cestere, ancora Bertolino. Grandissima partita del portiere ospite. Quante parate per Nila Bertolino. Qui attenzione all'errore invece dall'altra parte del numero 27 Giulia Laita alla sinistra di Cassano. Invasione per lei, azione di contropiede vanificata e riparte ancora nuoro. Madau. Madau gioca su Mostoni. A Mostoni, a Notarianni, controllo difficoltoso, poi c'è il fallo di Cobianchi, non è molto convinta il capitano ospite, quindi Notarianni, attenzione all'azione veloce, Mostoni di potenza e qua arriva il fallo su Mostoni e 2 minuti per Gloria Montoli e intanto
Tanto per cambiare, Bertolino si era fatta trovare pronta anche in questa occasione. È Notariani che si fa trovare sulla linea dei 7 metri. 26 minuti e 37 secondi nel corso del primo tempo. Va Michela Notariani. Il tiro di Notariani, Nuoro si porta sul massimo vantaggio. Non aveva mai allungato a più 3 la squadra di casa fino a questo momento. 12-9 il punteggio. Poco più di 3 minuti da giocare nel corso della prima frazione di gioco. Giro palla di Cassano, Ponti con Bianchi. Ponti, quindi è Brogi, finta il tiro, poi subisce il fallo di Anna Mostoni. Si riparte dai 9 metri. Ponti con Bianchi, fronteggiata da Notariani, lo scarico all'ala, quindi arriva Ponti ancora per Romualdi, si accentra, quindi con Bianchi qualche problema del controllo, viene letteralmente cinturata da Giulia Madau. E qui ci sono 2 minuti per la numero 10 di Nuoro. Non è convinta Giulia Madau, ma insomma l'entrata è sembrata abbastanza vigorosa. Ci sentiamo di dire che la segnalazione della coppia arbitrale è ineccepibile e Nuoro dovrà giocare praticamente quasi tutto ciò che resta di questo primo tempo in non in inferiorità numerica, almeno per il momento, ma comunque con 6 giocatrici, perché anche Cassano gioca con una giocatrice in meno. Brogi con Bianchi, gioca su Ponti. Con Bianchi cerca collaborazione in Laita, contrastata da Filinu. C'è ancora con Bianchi il palo e poi è fortunata ancora una volta Jeiana Stojak. Può ripartire Nuoro. Tanta imprecisione per Cassano Magnago, lo abbiamo detto a più riprese, ma non si contano più i legni colpiti dalla squadra ospite. A compensare le grandi parate di Nila Bertolino, più costante l'azione di Nuoro, almeno fino a quando è stata in campo Silvia Bosolu, poi anche sul fronte delle padrone di casa qualche errore in fase di conclusione. Qui Notariani, azione personale, piega le mani a Nila Bertolino, più 4 Nuoro. Riparte a tutta velocità Cassano Magnago. Ferrazzi, tanto rientra Ponti, superiorità numerica adesso per Cassano, ne avrà circa un minuto, poi anche Nuoro potrà tornare con 7 giocatrici in campo. Ponti con Bianchi, il filtrante per Ferrazzi. Attenzione perché l'arbitro ha fischiato a favore di Cassano Magnago e Cobianchi trova il pallonetto. Tra le proteste delle giocatrici di Nuoro, forse erano convinte che l'infrazione l'avesse commessa Ferrazzi, forse con il piede, non dello stesso avviso la coppia arbitrale. Un po' di confusione forse in questa fase, fatto sta che Cassano accorcia a meno 3, quindi c'è Filindeu, Chester, controllo difficoltoso ancora su Filindeu, c'è Notariani, a spazio Notariani, il missile di Michela Notariani, più 4 Nuoro, ultimi secondi di gioco. Ponti, ripristinata la parità, 7 contro 7, ultimo attacco forse per Cassano, con Bianchi, Ferrazzi, fermata fallosamente da Anna Mostoni, riparte ai 9 metri Cassano, vediamo se riusciranno a concludere per l'ultima volta, lo fa in maniera forzata con Bianchi, facile la parata di Stojak e su questo intervento finisce il primo tempo, più 4 Nuoro, 14-10. Noi diamo la linea alla regia e ci sentiamo per il secondo tempo.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club, scegli Hotel Residenziale Ulivie Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivie Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivie Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Rientriamo dalla palestra polivalente di Nuoro per il secondo tempo della sfida tra l'Handball Athletic Club Nuoro e Cassano Magnago, gara valida per la quinta giornata di ritorno, la 18ª complessiva della Serie A Beretta, sfida importante in chiave salvezza per entrambe le squadre, punti pesanti in palio, primo tempo che si è concluso sul 14-10 per la squadra di casa che ha avuto uno strappo nel finale in cui Silvia Basolo e compagne sono riuscite ad aumentare il divario nei confronti delle avversarie. È stato altresì un primo tempo equilibrato con massimi vantaggi che si muovevano non più dei due gol. Nuoro provava sempre a scappare, Cassano riusciva sempre a recuperare fino al finale dove Nuoro ha trovato un parziale di 4-0. Terzerano Tariani, prima conclusione murata dalla difesa di Cassano Magnago che può ripartire, lo fa con Gloria Montoli, gioca su Michela Cobianchi, la capitana del Cassano Magnago, quindi Ponti nel ruolo di centrale. Vediamo la stessa Montoli guadagnare la posizione di pivot con Brogi nel ruolo di terzino sinistro, Romualdi all'ala destra, mentre dall'altra parte, se non andiamo errati, c'è ancora la numero 27, si tratta di Giulia Laita. Nel frattempo arriva il primo gol di Cassano Magnago, non è fortunatissima in questo caso Jejana Stojak su questa conclusione, Cassano accorcia a meno 3, Stojak dunque in porta per Nuoro, quindi nel ruolo di centrale rivediamo in campo Oliveira che aveva giocato solo il primo minuto di questo primo tempo, poi dovuta uscire a causa di un infortunio. Alla sua sinistra Michela Notariani, all'ala vediamo Silvia Basolo, il pivot Giulia Madau, nel ruolo di terzino destro c'è Anna Mostoni e Maida Chester in fondo rispetto alla nostra postazione all'ala. Nuoro che gioca in maglia bianca, attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, e Nuoro che ha guadagnato un primo tiro dai 7 metri dopo 2 minuti di gioco. Va Notariani, spiazza Nila Bertolino e riporta Nuoro sul più 4. Riparte Cassano Magnago, lo fa con Brogi che gioca su Ponti, quindi è Cobianchi qui sotto nostra postazione nel ruolo di terzino con il numero 17, Ponti, tenta l'azione personale, poi scarica per Romualdi, il passaggio per Montoli, bella azione questa di Cassano Magnago, tutta in velocità, liberata al tiro Gloria Montoli, ancora a meno 3 Cassano, 15 per Nuoro, 12 per la squadra ospite. Oliveira, Notariani, ancora su Oliveira, quindi Mostoni, Oliveira, lo scambio, quindi Oliveira cerca lo spazio, trattenuta da Sofia Ferrazzi, riparte Nuoro, Oliveira cerca lo spazio per il tiro, tenta l'imbucata per Madau, non legge bene il passaggio Giulia Madau, poi prova a lanciare il contropiede Nila Bertolino, pallone troppo lungo per Montoli, riparte Nuoro, un errore per parte in questo scambio, attenzione allo scarico di Mostoni per Chester, Maida Chester per il 16-12 per Nuoro. Riparte Cassano, Ponti, da Ponti a Cobianchi, Ferrazzi, quindi Ponti, Romualdi, si accentra Romualdi, quindi scarica su Brogi, ancora per Ponti, quindi Brogi prova il tiro, la respinta di Stojak, ma c'è stato un fallo in precedenza, tiene il possesso palla Cassano Magnago dai 9 metri, Cobianchi per Ponti, non perfetto il controllo, riesce a servire ancora Cobianchi, quindi Brogi dalla distanza, pallone a lato, aveva coperto l'angolino Stojak, quindi Oliveira fa ripartire l'azione di Nuoro, Chester per Mostoni, quindi Oliveira,
ancora Mostoni, ancora Olivera, Notarianni, quindi Olivera per Notarianni, pallone impreciso. Riparte la squadra ospite con Bianchi per Ferrazzi, fermata fallosamente dal muro nuorese. Ferrazzi lascia adesso il campo a Ponti. Montoli dai 9 metri, da Montoli a Ponti, con Bianchi, gli scambi del pacchetto centrale cassanese. Ponti si lancia in azione solitaria, serve Romualdi dall'altra parte. Romualdi, infrazione di passi, lamenta un fallo Romualdi, una possibile trattenuta, non è dello stesso avviso. La coppia arbitrale, che ricordiamo è composta da Luciano Cardone e Ciro Cardone. Nuoro in avanti, Notarianni, Oliveira, Oliveira per Madau, quindi Mostoni, passi anche per Anna Mostoni, può ripartire Cassano. Ponti, Ponti pressata da Basolu, riesce a scaricare per Cobianchi, sbaglia il passaggio, allora Basolu si lancia in profondità, Chester, Basolu, palla fuori, clamoroso errore di Silvia Basolu. Molto bello lo scambio in velocità con Maida Chester, conclusione stavolta non all'altezza per la capitana. Nuoro che rimane sul più 4, aveva l'opportunità di trovare un nuovo massimo vantaggio, non è arrivato, e adesso è Cassano che può manovrare. Intanto per la squadra lombarda in campo Nadine Visentin nel ruolo di terzino sinistro. Scambia con Ponti, 15 con Bianchi, Ponti, Visentin, si presenta Visentin con una conclusione respinta da Stojak, ma che porta comunque due benefici alla squadra cassanese. Il primo è un tiro dai 7 metri e poi i 2 minuti per Anna Mostoni, quindi Cassano ha l'opportunità di accorciare e poi di disputare i prossimi 2 minuti in superiorità numerica. Cobianchi contro Stojak, arriva il fischio dell'arbitro, va Cobianchi, spiazza Stojak, 16-13 il punteggio quando stiamo per superare i primi 7 minuti di questo secondo tempo. Basolu, Oliveira, Basolu che va a piazzarsi nel ruolo di centrale con Madau all'ala sinistra. Basolu, Basolu per Notarianni, ancora Basolu, quindi Oliveira, Basolu tenta l'azione personale, ci mette la gamba Bertolino che poi lancia in contropiede, legge tutto Stojak che va a frustrare questo contropiede molto pericoloso di Cassano. Un sorriso e un applauso per la panchina, per Jejana Stojak. Basolu tenta ancora l'azione personale, Basolu subisce fallo da parte di Ferrazzi, può ripartire Nuoro. Basolu per Oliveira, all'ala per Chester, il suo pallonetto è vincente ma c'è un'invasione, quindi gol annullato. Riparte in velocità Cassano con Visentin che commette sfondamento. Ancora una volta a bocca asciutta la squadra ospite nella sua azione offensiva, 16-13 il punteggio. Basolu, Oliveira, Chester, quindi ancora Silvia Basolu che gioca su Michela Notarianni, quindi Basolu sbaglia il passaggio per Oliveira, lancia il contropiede, la formazione ospite, qui c'è un altro errore, stavolta a commetterlo e Giulia Laita, un errore al 50% possiamo dire, perché anche in questa circostanza si è davvero superata Jejana Stojak che oggi sta presentando il suo biglietto da visita al non pubblico della Polivalente, visto che si gioca a porte chiuse, diciamo così, al pubblico di casa. Intanto un errore di Notarianni e altro contropiede per
Cassano e stavolta non sbaglia Gloria Montoli. Tanto finisce a terra Stojak, contatto con la numero 10 di Cassano che accorcia fino al meno 2. Ricordiamo che il primo tempo si era concluso sul 14-12, quindi complessivamente il parziale del secondo tempo recita Nuoro 2, Cassano 4. Si è riavvicinata la squadra di Sasha Milanovic. Intanto gioco che può riprendere con Nuoro in possesso palla, esce Filindeu, entra Mostoni. Vediamo nuovo schieramento di Nuoro, dovrebbe essere Oliveira nel ruolo di centrale con Notariani a destra e Mostoni a sinistra nel ruolo di terzini, le ali Firinu e Chester. Chester che si è spostata a sinistra, il pivot è Giulia Madau, è uscita dunque Silvia Basulu. Chester, Mostoni gioca su Oliveira, Oliveira Notariani, quindi Firinu, quindi Oliveira, attenta all'azione personale, lo scarico per Michela Notariani, quindi c'è ancora Oliveira, azione personale e arriva il primo gol sul terreno della polivalente per Stefania Oliveira de Almeida. Riparte Cassano 17-14, il punteggio. Ponti gioca su Cobianchi, ancora per Ponti, allarga dall'altra parte dove c'è Visentin, quindi Cobianchi, non si fa sorprendere il portiere di casa. A Stojak poi un fallo ai danni di Notariani, può ripartire Nuoro, lo fa con Mostoni, lo fa con calma giocando su Notariani, quindi Oliveira, Oliveira per Mostoni, da Mostoni a Chester, Oliveira, Notariani, Oliveira, Mostoni, ancora Oliveira, azione personale, schiaccia il pallone, Oliveira colpisce la parte alta della traversa, ma c'è un fallo e un tiro dai 7 metri per Nuoro. 7 come il numero di Michela Notariani, che come di consueto si avvicina al punto di battuta. Finora i rigori sono stati esclusivo appannaggio della giocatrice di fondi. Va Notariani, il tiro e il gol. Intanto dobbiamo dire che Cassano ha avvicendato il portiere, non c'è più Bertolino tra i pali, o meglio Bertolino sta rientrando in campo, ma in occasione del tiro dai 7 metri a difendere i pali c'era Mirica Milosevic, è rientrata Bertolino. Intanto riparte Nuoro, Ponti, Cobianchi ha un po' di spazio, l'affronta Giulia Madau, quindi il passaggio di Cobianchi è impreciso, ma l'arbitro torna sui suoi passi per una trattenuta di Giulia Madau su Michela Cobianchi. Ancora Cobianchi in possesso di palla, cerca di andare via a Mostoni, altro fallo e ancora Cassano Magnago dai 9 metri. E Ponti che ci prova dalla distanza e guadagna un 7 metri. Ci è sembrata proprio Lisa Michelle Ponti a tentare questa conclusione. Ponti che lascia il campo a Ferrazzi, mentre sulla linea dei 7 metri c'è la capitana Michela Cobianchi. Va Cobianchi, il pallonetto, giocata un po' pretenziosa, non si fa sorprendere il portiere di casa Jeiana Stojak, portiere di esperienza che proviene da un campionato di alto livello come quello ungherese. Attenzione a Oliveira, Oliveira chiama abbastanza platealmente all'azione Mostoni, la conclusione schiacciata di Anna Mostoni per il 19-14, massimo vantaggio per Nuoro, 3-0 di parziale e +5 su Cassano Magnago.
Intanto è stato chiamato un time out, ne abbiamo bisogno anche noi. Tutto pronto per la ripresa del gioco, 12.55 sul cronometro, più 5 Nuoro, 19-14. Il time out è stato chiamato dalla panchina di Cassano Magnago. Cassano Magnago che può gestire questo pallone. Vediamo che è rientrata in campo Nadine Visentin per la squadra ospite. Vediamo in campo anche Gloria Montoli, quindi Ponti nel ruolo di centrale, possiamo vedere Giulia Laita, Romualdi a destra, mentre a sinistra c'è Sara Zanellini. Difende Nuoro, attacca Cassano, Visentin scarica su Ponti, quindi Laita che prova a cercare nello spazio Montoli, pallone che non arriva a destinazione ma c'è fallo. Riparte Cassano, Visentin sbaglia il controllo in controtempo, questo per la ricezione di questo passaggio, non era facile il controllo, palla che finisce in out, Nuoro che può ripartire con Mostoni che gioca su Chester, quindi Madau difende bene questo pallone, Giulia Madau lo scarica su Olivera che si lancia in un'azione personale fermata dal fischio dell'arbitro che segna una infrazione di passi. Riparte Nuoro, Visentin per Cobianchi che scarica all'ala e stavolta non è fortunata Romualdi che ha scavalcato Stojak ma è andata a colpire il palo. Davvero tante le conclusioni sui montanti per Cassano Magnago in questa partita. Ancora 19-14, ancora Nuoro in possesso, Olivera gioca su Notarianni, Mostoni allarga per Chester, probabilmente non la vede partire Bertolino che è un po' sorpresa dalla conclusione di Maida Chester per il 20-14 più 6 Nuoro, nuovo massimo vantaggio per la squadra di Deiana, nuovo avvicendamento per Cassano Magnago, uscita Romualdi ed è entrata nuovamente Michela Cobianchi. Cobianchi riceve il servizio per Visentin, prova a sfondare su Mostoni che commette fallo e Nadine Visentin guadagna un tiro dai 7 metri con Gloria Montoli sul punto di battuta. Montoli contro Stojak, va Montoli che mette in rete per il 20-15. Adau, Oliveira gioca su Mostoni, quindi Chester, Mostoni, da Mostoni a Oliveira, quindi Firinu, la deviazione di Bertolino sul palo. Non entra ancora nel tabellino marcatori Benedetta Firino, ma siamo già dall'altra parte con il fallo di Oliveira ai danni di Cobianchi. Riparte dai 9 metri Cassano Magnago, Cobianchi, Ponti, Visentin, quindi ancora Ponti, scarica
all'ala, qui c'è una trattenuta piuttosto evidente su Giulia Laita, che resiste alla carica e mette in rete scaricando sull'angolino opposto. 20-16, meno 4 per Cassano Magnago. Rientra in campo Silvia Basolu, che va a sistemarsi sul suo ruolo abituale, quello di ala sinistra. Mostoni, Oliveira. Oliveira gioca su Notarianni. Da Notarianni ancora per Oliveira. Scarico all'ala per Chester. C'è il fischio dell'arbitro e c'è un nuovo time out. E nuovamente in linea la regia. Rientriamo, stavolta il timeout è stato chiamato dal mister Dejana, che chiede una manovra più ordinata e con meno iniziative individuali e maggior gioco di squadra. Nuoro ha subito un mini break che ha portato il risultato dal più 6 al più 4, 20-16 recita il punteggio. Abbiamo superato i 17 minuti quando, con una caparbia azione, Giulia Madau riporta Nuoro su più 5. 21-16 il punteggio. In velocità Cassano Magnago, anche con qualche rischio in questa circolazione della palla. Qui c'è un fallo abbastanza evidente su Michela Cobianchi. Riparte dai 9 metri la squadra lombarda. Di nuovo Ponti nel ruolo di centrale con Visentini e Cobianchi ai lati. Montoli nel ruolo di pivot. Poi andremo a vedere bene chi gioca sulle ali. Intanto Visentin scarica su Ponti, la respinta del muro di Nuoro, precisamente di Oliveira. Riparte la squadra Amaranto, Visentin, Montoli, quindi Ponti. Stavolta il muro di Nuoro è ancora più efficace perché consente la ripartenza a Silvia Basolu, che resiste alla carica della numero 30 Sara Zanellini. Azione personale di Silvia Basolu e Nuoro di nuovo sul più 6. Qui il fallo di Oliveira piuttosto netto, ferma il gioco l'arbitro. Riparte Cassano con Ponti per Cobianchi. Dicevamo all'ala abbiamo Sara Zanellini qui sulla destra, mentre dall'altra parte c'è Giulia Laita con il numero 27 per Cassano. Ponti allarga sulla numero 30 Zanellini, qui il fallo ai suoi danni, ancora ai 9 metri Cassano Magnago. Ponti a spazio, viene contrastata da Madau, ancora 9 metri Montoli, quindi è ancora Cassano che gioca con Ponti, tenta il tiro nonostante l'opposizione di Nuoro. Arriva un 7 metri per Cassano e i 2 minuti per Michela Notarianni, provvedimento che fa infuriare Roberto Dejana, ma non con gli arbitri, bensì con la sua giocatrice, che ha commesso un fallo inutile a detta del tecnico. Si riparte con tiro dai 7 metri. Montoli contro Sizia, la respinta, ma Montoli ha una seconda possibilità
Tapin vincente. È Cassano che trova il gol del 22-17. Nuovo avvicinamento in porta per Nuoro. Manovra Madau, Basolu, si scambiano i ruoli le due giocatrici. Mostoni, Mostoni per Basolu, prova a entrare, attenzione. Due minuti per Ferrazzi. E si fa male anche Silvia Basolu che prende una botta tra il mento e il collo. Vediamo se sarà costretta a lasciare il campo. Eh sì, è così. Silvia Basolu lascia il campo, anche sanguinante. Per usare un eufemismo, è salito il livello di agonismo in questi ultimi minuti, in queste ultime azioni. Il cronometro è fermo, almeno quello ufficiale di campo, a 19:39, e riparte Nuoro. Siamo quasi al ventesimo. Nuoro in attacco con Firinu, l'opposizione di Bertolino. Attenzione perché Firinu stava per recuperare palla su Laita, poi ha commesso fallo la giovanissima alla destra nuorese. Parte Cassano, arriva Ponti a ridosso dell'area di rigore, altro duro intervento stavolta di Oliveira. Non andiamo errati ai danni di Ponti. Sì, è Elisa Michelle Ponti, la giocatrice che è rimasta a terra su questo contrasto. Gioco che riprenderà dai 9 metri per Cassano Magnago. Ponti riceve, gioca su Zanellini. Quindi Cobianchi fa girare palla a Cassano Magnago. Cobianchi cerca lo spazio per il tiro, intercetta Chester, poi gioca su Oliveira. Con calma Oliveira per Mostoni. Riparte Nuoro, Madau. Madau gioca su Firinu. Ancora Madau, quindi Oliveira. Gioco di gambe, servita a Firinu. Aveva lo spazio per tirare, ha deciso di giocare su Madau. Ancora Oliveira. Conclusione schiacciata di Stefania Ryan Oliveira de Almeida. Riparte Cassano, vediamo la reazione con questo filtrante per Montoli che subisce fallo. 23-17. Manovra Cassano Magnago con Ponti, Cobianchi adesso nel ruolo di centrale. Adesso Cobianchi, azione personale, si fa trovare pronta anche in questo caso Stojak, ma c'è fallo. Si riprende con Cassano dai 9 metri. Ponti, Zanellini, da Zanellini ancora Ponti, Ponti per Cobianchi. Tratta Ferrazzi nel frattempo, servizio per Cobianchi, Ferrazzi ha spazio e trova l'angolino basso. Accorcia Cassano, meno 5, 23-18. Madau, Notariani, quindi Oliveira, superati i 22 minuti di gioco, meno di 8 alla conclusione. Mostoni, Madau, gioca su Notariani, quindi Oliveira, Oliveira per Madau, si chiude la difesa cassanese, quindi il passaggio per Zanellini un po' rischioso, riesce a toccare per Cobianchi e poi arriva il fallo ai danni di Zanellini, che è la numero 30, l'abbiamo confusa in precedenza con Giulia Laita numero 27, lei che ha fatto partire il contropiede. Ponti,
Ponti gioca su Ferrazzi, da Ponti, ancora per Ferrazzi, non si capiscono le due. Pallone perso, può ripartire Nuoro con Notarianni. Mostoni, tanto rientra Basolu e prende il posto di Benedetta Firinu. Riparte Nuoro, Oliveira. Mostoni per Madau. Da Madau a Basolu, si deve girare Basolu. Gioca su Madau. Oliveira, azione personale. E qui arriva il fischio dell'arbitro per segnalare un fallo ai danni della giocatrice spagnola. Tanto cartellino giallo per mister Sasha Milanovic per proteste. Tanto Chester trattenuta, ancora Nuoro dai 9 metri. Madau gioca su Oliveira, prova a destreggiarsi Oliveira, va via con una finta, poi serve Madau, non intercetta bene il pallone Madau, ma arriva in recupero Notarianni, poi Estojak che gioca su Mostoni, può ripartire con calma Nuoro. Notarianni, Oliveira, Mostoni per Oliveira, perde banalmente il pallone, può ripartire Cassano, Cobianchi, Ferrazzi, perde palla Laita sulla pressione di Notarianni, poi il fallo di Laita ai danni di Maida Chester. Tanti errori da una parte e dall'altra, tanta precipitazione anche nei passaggi più semplici. Parte Nuoro, Madau gioca su Notarianni, Notarianni a Oliveira, Oliveira si libera bene, para Bertolini e lancia il contropiede di Cassano. Attenzione, qui una brutta presa al collo di Giulia Madau ai danni di Gloria Montoli. Non arriva nessun provvedimento disciplinare, ma non è stata un bellissimo intervento, un intervento molto pulito. Ancora Cassano avanti, Ferrazzi, il gioco di gambe di Cobianchi che viene messa giù dai 9 metri. Ancora Cassano, Montoli, Cobianchi gioca su Ponti, quindi Ferrazzi, serie di carambole, poi l'arbitro fischia a favore di Cassano. Ferrazzi non riesce a liberarsi, recupera Oliveira, quindi Madau perde palla, la riconquista Notarianni, ma quanti errori in queste ultime azioni. Può ancora ripartire l'Handball Athletic Club Nuoro con Oliveira che gioca su Notarianni. Notarianni per Oliveira, quindi Mostoni, va tagliata al centro, Basolu è stata ignorata. Il pallone in qualche modo arriva all'ala destra dove c'è Giulia Madau. Il tiro in estensione e nuovo più 6 per Nuoro. 24-18 il punteggio. Riparte Cassano. Quindi Ponti fermata fallosamente. L'arbitro ha lasciato correre, ma poi ha fischiato su questa trattenuta ai danni di Michela Cobianchi. Chiamato time out, ne hanno bisogno le squadre. Ci fermiamo anche noi.
Rientriamo in campo poco più di 3 minuti e mezzo alla conclusione di questa partita qui alla Polivalente, avanti l'Handball Athletic Club Nuoro su Cassano Magnago, più 6, punteggio di 24 a 18 in favore della squadra allenata da Roberto Deiana. Riparte Cassano Magnago con Michela Cobianchi, gioca su Ponti, ora Cobianchi gioca su Ferrazzi, quindi Ponti ancora per Cobianchi, qui c'è il fallo e un tiro dai 7 metri assegnato alla squadra ospite. Ed entra in campo Martina Sizia per la squadra di casa. Sizia contro Laita. Parte Laita, Sizia si oppone, secondo rigore parato dal portiere Scuola Nuoro, che stava per lasciare il campo, ma mister Deiana l'ha tenuta sul terreno di gioco. Attenzione a Chester, perde palla Nuoro, qui la perde anche la squadra ospite. Nel frattempo è entrata anche Giulia Milan per Cassano, e proprio lei a contrastare Anna Mostoni, che riesce a concludere. Ancora una parata per Nila Bertolino. Riparte Cassano, Ferrazzi contro Notarianni, il fallo della numero 7 di casa, Michela Notarianni, che ha fatto parte della terna finale dei FIGH Award, miglior giovane. Una bella soddisfazione ad aggiudicarsi il titolo di miglior giovane la giocatrice della PDO Salerno Ramona Manojlovic. Ma comunque, ripetiamo, una bella soddisfazione per Michela Notarianni, che quest'anno sta trovando la stagione non della consacrazione, perché è ancora molto giovane, ma sicuramente dell'esplosione. Veramente tanti progressi per la giocatrice di fondi in forza a Nuoro da circa un anno e mezzo. Tanto un fallo ai danni di Oliveira. Nuoro che può ripartire dai 9 metri, ci stiamo avvicinando all'ultimo giro di lancette. Oliveira per Basolu, ci prova Basolu, conclusione strozzata, respinge Bertolino, poi Basolu è riuscita anche a deviare il rilancio del portiere ospite. Cassano che resta in attacco, Cobianchi, Visentin, ancora per Cobianchi. Siamo all'interno dell'ultimo minuto di gioco, possiamo senza tema di smentire dire che Nuoro si sta avvicinando al suo secondo successo in campionato dopo quello ottenuto contro Leno dall'ultima giornata di andata. Qui un'altra parata di Martina Sizia, Nuoro che si porta a quota 6 punti, a meno 2 da Cassano, a meno 1 dal quart'ultimo posto occupato da Leno. Leno che oggi non disputerà la sua gara, ricordiamo un turno dimezzato, questo 18° della Serie A Beretta, solo 3 partite, quella tra Erice e Guerriere Malo, vinta dalla squadra siciliana, quindi Pontini a Padova, non conosciamo il risultato. E poi la gara che si sta per concludere qui alla Polivalente con il gol di Visentin, che alleggerisce il passivo di Cassano Magnago. Vince Nuoro, vince con il punteggio di 25 a 18, la gioia della squadra di Roberto Deiana, l'abbiamo detto, secondo successo stagionale, 6 punti in classifica, fanno graduatoria anche i 2 pareggi, festeggia la squadra di casa, resta l'amarezza per Cassano Magnago che non riesce a uscire dal suo periodo di crisi. Ringrazio Alberto Tosini per la collaborazione alle immagini e alla regia, e amici di Eleven Sport, per tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.